Dalla nomina in poi io sarò il presidente di tutti i Liguri, non solo di chi ha votato, ma di tutti i Liguri. Vittoria al photo finish per 8.000 voti, la Liguria resta al centrodestra e il presidente Bucci promette di essere a disposizione di tutti, anche di chi non l'ha votato. Da parte sua nel centrosinistra si fanno i conti con una sconfitta amara destinata a far discutere, così Andrea Orlando. Ha vinto di misura, ma oggi ci sono comunque le condizioni per proseguire una battaglia e realizzare nelle prossime tornate anche amministrative ciò che non è riuscito in questa tornata regionale. Centrodestra che vince nonostante lo scandalo che ha portato agli arresti e alle dimissioni del presidente uscente Toti. Con la vittoria in Liguria il centrodestra esce rafforzato, ma la cosa più importante è che i Liguri hanno scelto la politica del fare, la politica del buon governo di 9 anni, la politica del sì contrapposta alla politica del no. Nel centrosinistra ottimo il risultato del PD che doppia Fratelli d'Italia, male i 5 Stelle che non hanno voluto nel campo largo Italia Viva di Renzi, buono invece il risultato di Verdi e Sinistra Italiana. Essere mancati sono 8.000 voti, diciamo. Poi quali sono mancati, se sono mancati quelli o i voti della lista di azione, potremmo discutere all'infinito francamente, no? O i voti nostri, potremmo prenderne 8.000 in più. Insomma, ogni volta quando si fa questo calcolo si rischia di farlo su un terreno puramente matematico.